metterlo in difficoltà. Parte il traversone sul primo palo, lo stacco di testa e la palla che finisce in porta. Il Monterotondo la sblocca con le mani la Tivoli. Maurizi, ancora una sponda a cercare De Marco, palla messa fuori, altro colpo di testa, di tacco, a liberare davanti al portiere De Marco due volte, era tutto buono. Il destro, palla sul secondo palo, finisce giù Montesi. Direttore di gara lascia proseguire, altro cross, colpo di testa di Jurgens, la parata da parte di Simionato, ma gioco già fermo. Dalla bandierina in area di rigore sale ancora una volta Ruci al limite dell'area, dentro Jurgens, il cross al centro, c'è il tentativo sporco di Traditi, c'è stata deviazione, c'è ancora angolo per la Tivoli. Spirito con le mani andrà a lungo nell'area di rigore del Monterotondo. Palla che ricade, c'è una spinta e calcio di rigore per la Tivoli, trattenuta evidente, la squadra di casa andrà dal dischetto. Il fischio di Elamil, la rincorsa di De Marco che va al tiro centrale, torna alla Tivoli e va subito a segno De Marco, 1-1. E con la punizione per Albanesi, il rilancio del capitano del Real Monterotondo, palla al limite, messa fuori da Compagnone. Melandri, arriva lui, carica il destro, la palla finisce fuori. Il numero 10 dovrebbe essere lui ad andare alla battuta. Compagnone però fa due passi, va Napoleoni, la palla non scende con Vento che la controlla, la fa scorrere sul fondo. Gianni Pasqui dietro per il cross di Compagnone, Napoleoni non ci arriva, il palo, il pallone sulla linea, danza lì, arriva Napoleoni, secondo gol consecutivo per il 10, vantaggio del Real Monterotondo. E poi la salva sulla linea Vento, la Tivoli rischia tantissimo ma c'era anche gioco fermo. Poi invece arriva il gol, perché l'assistente concede il gol, l'arbitro aveva detto no, invece è rete, 3-1 Monterotondo. Vero, perché l'unica marcatura di Compagnone è su un compagno di squadra del 17. Si stacca però Scozzari, il tiro di Camilli colpisce in pieno la barriera, poi colpo di testa di Maurizi, palla rilanciata in avanti. Savi, la ricaccia nell'area avversaria, colpo di testa, palla che passa da Scozzari, si scontra con un avversario, tutto regolare per Elamil. De Marco alla battuta, praticamente solo Savi rimasto dietro. De Marco dolce nell'area di rigore, c'è il colpo di testa tentato da Montesi, palla che finisce fuori, Tivoli che non riesce a pungere. Arrivano i tre fischi di Elamil, la crisi della Tivoli continua, perde all'Olindo Galli contro il Real Monterotondo, finisce 3-1.